recettoriale non deve avere per esempio, un mezzo di comunicazione con l'organismo per agire, ma è un gas cretino, stupido, va bene, ma che è estremamente poi utilissimo e efficace, dato che viene fatto dalla nostra macchina, che è perfetta e che noi l'abbiamo inguaiato nell'arco degli anni. Andiamo avanti. Perché io ho voluto poi, che ho chiesto... Allora, perché io ho voluto dare questo dato, non un taglio esclusivamente medico, da rimettere che io sono stato di abbattimento della spesa, dell'abbattimento della cronicizzazione delle patologie, praticamente, e poi anche in appendice trovare nuove opportunità terapeutiche. La patologia cronica si divide essenzialmente per tre dandologhisse, ma sono quelle che intervengono immediatamente su tutto il processo infiammatorio acuto e cronico, e vedete come praticamente questo gruppo di controllo, va bene, quando abbiamo lesionato il nervo sciatico, lasciando il nervo sudale e il tibiale integro, va bene, e quando abbiamo fatto una sola somministrazione, io sono sottocutaneo al propino di 30 grammi, e quando abbiamo somministrato anche praticamente l'ossigeno ad un altro gruppo di topini che avevano ricevuto la selezione del nervo sciatico. Vedete come l'ossigeno soltanto attua il programma di morte cerebrale per assicurarci una qualità di vita estremamente buona, e l'ozono invece praticamente attua è un gas pro vita assolutamente, nel mantenere integra praticamente questo danno che noi abbiamo provocato. E così anche la gaspase praticamente sempre. Allora, professore Luongo, un intervento molto molto interessante il suo, al quale mi piacerebbe fare degli approfondimenti per i nostri ascoltatori. Ma i nostri ascoltatori purtroppo sono i fruitori di quello, dovrebbero essere i fruitori di questo mio intervento, cioè impedire la cronicizzazione delle patologie. Le patologie hanno un costo elevatissimo ed hanno una non guarigione, diciamo, fino a quando il proprio paziente non ci lascia. Quindi l'ozonoterapia potrebbe dare un grossissimo aiuto nell'impedimento della cronicizzazione, ma fondamentalmente già assicura una qualità di vita estremamente accettabile. Quindi grandissimi passi avanti per questa nuova pratica. Grandissimi passi avanti con questa nuova pratica, sia per quanto riguarda il recupero della patologia, sia per quanto riguarda la qualità di vita del paziente stesso. E non tralasciamo l'ultimissimo aspetto, ma quello più importante, l'abbattimento enorme di quanti soldi si devono spendere continuamente per la cura di queste patologie. Buonasera a tutti, grazie per l'attenzione, ringrazio il professor Farina per l'invito, e parlando di medicina rigenerativa, dal momento che noi con la Fondazione Maria Guarino Amor Onlus ci interessiamo di malattie croniche, vi parlerò in ambito oncologico di come possiamo rigenerare il nostro sistema immunitario. Facciamo una brevissima premessa: il tumore, come fu scoperto da Otto Warburg, vive in assenza di ossigeno creando un ambiente acido. Le cellule, in seguito ad un'infiammazione cronica in acidosi, queste cellule sane diventano oncologiche. E questo perché è stato studiato ampiamente, si trova su PubMed, uno studio del professor Greg dove andò a visualizzare la bio-2 digitale che in uno stato ipossico oncologico, nel malato oncologico, va da 2,5 a 10, mentre nel tessuto umano sano, quindi nel soggetto sano, la PO2 è di 60-70 mm di mercurio. La PO2 bassa provoca ovviamente una necrosi tumorale causata dalla scarsa vascolarizzazione, l'adattamento del tumore all'ipossia e quindi anche l'adattamento del fenotipo cellulare e ovviamente l'espressione dell'IGFR. Quindi
nel cancro l'iposia gioca un ruolo fondamentale nella formazione e metastasi, come il TRMP8 ampiamente studiato e pubblicato su Cancer 2015 e il blocco del sistema immunitario. Ecco qui possiamo vedere come l'HIF, bloccando il gene dell'eritropoietina, che cosa fa? Va a creare ovviamente lo stato anemico, che è quello che va a generare nel paziente tumorale ovviamente astenia, affaticamento, dispanea anche al riposo, tutta la classica sintomatologia. Quindi non mi fermerò su che cos'è l'ossigeno-ozonoterapia, ma in questo caso nell'ambito tumorale l'ozono cosa fa? Va a inibire le caspasi, quindi l'effetto antinfiammatorio dell'ossigeno-ozono, e va ad aumentare la PO2 tissutale. Quando noi assorbiamo ossigeno, e questo è stato ampiamente pubblicato dall'Università di Napoli, da mio padre, il professor Lungo, dal professor Coppola, su Blood Coagulation, creare una terapia multitarget. Quello che noi facciamo, non esiste una patologia che viene curata con una singola terapia. Noi associamo alla chemio, all'immuno, alla radioterapia, ossigeno-ozonoterapia, nutrizione, terapia fisica. E qui vedete un altro esempio di una donna di 44 anni affetta da CA del seno, che in soli 4 giorni siamo passati da 2,4 bianchi a 9 milioni di globuli bianchi solo con l'ossigeno ozonoterapia. Questo è stato uno dei nostri primi casi pediatrici, un bambino affetto da tumore di Wilms di 4 anni in corso di chemioterapia, resistente, ha avuto 40 metastasi polmonari bilaterali. Da quando è iniziato l'ossigeno-ozonoterapia in concomitanza allo stesso tipo di chemio, ma con la terapia integrata multitarget, ha avuto la completa remissione delle metastasi polmonari. Oggi la PET è negativa ed è in follow up. Questo è un altro caso di una ragazza di 37 anni, glioblastoma quarto stadio, diagnosticato ad agosto 2016, operata presso l'ospedale Careggi di Firenze, ha praticato 30 sedute radioterapiche secondo il protocollo CyberKnife, ha praticato la chemioterapia standard, il Temodal, dopodiché lei per sua scelta ha deciso di sospendere la chemio per effetti collaterali, ha iniziato ossigeno-ozonoterapia con cannabis, uso terapeutico che noi spesso associamo nei malati oncologici, in quanto la cannabis aumenta la concentrazione intracellulare del farmaco in ausilio all'ossigeno-ozono. Dopo 4 mesi la sua risonanza è negativa. Oggi aveva solo 9 mesi di prognosi, siamo un anno e mezzo con risonanza negativa. Questa è la prima pubblicazione mondiale uscita su Anticancer Research, su PubMed, pubblicata da noi sull'ausilio dell'ossigeno-ozono in ambito oncologico. Grazie. Per cui noi dobbiamo lasciare la sessione, l'abbiamo ereditata in ritardo, ma la vogliamo lasciare in ritardo, in lieve ritardo, per cui io considererò valida una sola domanda e una considerazione del professor Travagli, dopodiché si darà la parola ai prossimi relatori. La domanda è, sì, lei ha parlato di glioblastoma e di malattia, ha parlato di glioblastoma e di cancro del seno. Nel caso invece del cancro del fegato, con metastasi? Allora, nel caso del cancro del fegato con metastasi, noi abbiamo pazienti ancora in corso di trattamento. In tutti i pazienti noi abbiamo avuto un miglioramento della qualità di vita e un potenziamento del sistema immunitario. Questo a carattere generale. A carattere generale. Nel caso del fegato abbiamo avuto delle ottime risposte, in quanto trattando il paziente per via rettale attraverso il first pass epatico l'ozono arriva direttamente al fegato e quindi ha un effetto diretto. Con scomparsa delle metastasi come nel caso polmonare? Al momento abbiamo 4 pazienti in trattamento, di cui 3 su 4 abbiamo avuto la riduzione del 60% delle metastasi. Grazie. Prego. Un momento importantissimo per la medicina, ma anche per la ricerca. Certo, Simicry al suo interno è formata da diverse figure professionali. Ci sono biologi, biotecnologi, biochimici, chirurghi generali, chirurghi vascolari,
esperti di medicina fisica e rigenerativa, oltre che infermieri professionali. Che cosa tiene insieme queste diverse figure professionali? Queste diverse figure professionali sono tenute dai fattori di crescita, dai materiali biologici, dall'utilizzo delle nuove tecnologie come le staminali e l'ozonoterapia. Anche l'ozonoterapia entra nella famiglia della medicina rigenerativa, perché sappiamo che l'ozonoterapia, da potente antibatterico, riesce a sterilizzare, quindi a fare, è la premessa fondamentale a che una ferita possa guarire. In compagnia del professore Martinelli, professore, passi da gigante l'ossigeno-ozonoterapia per le vie generali, ma mi pare che ci siano delle grosse novità. Ma l'ossigeno-ozonoterapia, a parte che io sono 30 anni che la faccio, per cui i passi da gigante sono dettati dal fatto che qualcuno finalmente se ne interessa. Per cui noi è una terapia che sperimentiamo da tanti anni con ottimi risultati, il problema è riuscire a portare al pubblico non ozonoterapeuta. Noi abbiamo un centro di ozonoterapia dove facciamo terapie a largo spettro, oncologia, piede diabetico, vasculopatia, eccetera, eccetera, con ottimi risultati, e speriamo che finalmente il pubblico e soprattutto la classe medica si interessi. Siamo in compagnia del professore Sanchez. Professore, parlando di ricerca, grandi passi avanti dell'ossigeno-ozonoterapia. L'ossigeno-ossigenoterapia è una metodica complementaria che ogni volta più fondamenta scientifico. In particolare nella medicina rigenerativa è di un'estrema importanza dal punto di vista che in un primo momento aiuta a controllare una situazione infettiva visto il suo carattere germicida. Poi aiuta a attivare diversi meccanismi, tra cui l'arrivo di ossigeno ai tessuti, probabilmente anche il rilascio di cellule staminali in circolo, quindi che favoriscono la rigenerazione. E poi un'altra cosa importante sarebbe che aiuta a rilasciare dei fattori di crescita piastrinici, quindi potenzia il ruolo rigenerativo dei fattori di crescita piastrinici. Professore, l'ossigeno-ozono è riconosciuto come il più importante, forse il più forte, potente, antinfiammatorio. La sua applicazione in oncologia? In oncologia l'ossigeno-ossigenoterapia ha un ruolo complementare, quindi complementare alla metodica di base dell'oncologia. Non è che lo sostituisce. Aiuta enormemente in diminuire gli effetti collaterali della chimio e la radioterapia, aiuta a risolvere gli effetti collaterali della chimio e la radioterapia, e in questo modo l'ossonoterapia è molto efficace come complemento in questa terapia oncologica. Va benissimo, grazie per il suo contributo. Siamo in compagnia del professore Francesco Pignatelli, un ruolo importantissimo quello di questo congresso odierno nell'ambito anche della ricerca. Allora, indubbiamente questo è un congresso che vede coinvolta sia i chirurghi vascolari e sia la Società Italiana di Medicina e Chirurgia Rigenerativa. In questo congresso si è parlato tantissimo per quanto riguarda la patologia aortica, del trattamento e di tutte le nuove tecniche a disposizione. Inoltre un grandissimo spazio è stato dato alla medicina e chirurgia rigenerativa, praticamente l'utilizzo delle cellule staminali prelevate dal grasso della stessa persona, dal tessuto cutaneo e dal midollo osseo, inoltre anche dal sangue periferico. È anche molto importante le nuove tecnologie che ci sono per il trattamento delle ulcere trofiche. Molto importante anche l'ozonoterapia, cosa che noi all'Ospedale del Mare, dove io sono appunto il responsabile, stiamo effettuando un ambulatorio che aprirà fra poco del piede diabetico anche con l'utilizzo dell'ozonoterapia. Thank you.